Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Abbiamo un altro video super noioso dell'angolo di Lola, ovvero il regolamento. Ciao Silvia! Dunque, cominciamo. Prima di tutto, per poter entrare nell'angolo di Lola, visto che casualmente ho oscurato la maggior parte delle sezioni e tutti si sono domandati come mai erano 8 anni che vi seguivo assiduamente, però non si erano mai fatti vedere, ho chiuso un po' di sezioni e si sono tutti dovuti iscrivere per continuare a leggere e copiare. Bene, vi dovete iscrivere, abbiamo una domanda che è molto difficile a cui bisogna rispondere per poter dimostrare di essere una persona italiana che sa fare tipo 4 più 6, e chi si deve iscrivere sa di cosa sto parlando, e questo è per evitare gli spammer. Insomma, se siete riusciti a passare la domanda super difficile, sarete entrati nell'angolo di Lola. Avete due strade, o potete non scrivere mai niente, il che, insomma, alla fine io li sto lasciando stare, non è che cancello la gente se non ha mai scritto niente, l'importante è che non scriva cretinate, perché quello ci dà lavoro. Comunque, se scrivete qualcosa, la prima cosa di solito dovrebbe essere la presentazione, cioè entri in un gruppo, in una stanza dove ci sono tutti che stanno parlando per conto loro e tu neanche dici chi sei. Ah, scusate, mi fate questo favore qua, ma chi sei? E allora, cioè, è solo una questione di buona educazione, non dico tanto, ci si va a presentare, si dice chi si è, ma insomma non è che bisogna raccontare tutta la storia della propria vita e il proprio numero di conto corrente, basta dire due cose giusto per farsi conoscere un attimo, dire sono qua, eccetera. A noi non interessa di fare un servizio di rispondimento viva l'italiano, a domande che arrivano, cioè, siccome non veniamo pagati, a me non interessa che uno mi arrivi. Qual è la miglior crema in commercio? Non lo so, non mi interessa, perché te lo devo dire se nel caso lo sapessi. E non, questo non è chiaro a chi crede che può arrivare là e fare qualsiasi domanda, oppure scrivere tutto un papiro in cui raccontano tutta la storia della loro vita, di tutte le creme che hanno usato, i problemi che hanno avuto, 45 righe, ma chi ti legge? Cioè, è di una noiosità allucinante. E poi alla fine il prodotto è mi consigliate una crema, ma neanche un dermatologo che ti legge ti sa consigliare una crema dietro un video leggendo quello che stai scrivendo. Quindi figuratevi se lo sappiamo fare noi, che poi la maggior parte di noi le creme se le fa. E quindi quello che c'è in commercio non è che sia così noto. Magari conosciamo l'INCI, però tante volte queste cose non le abbiamo provate. Bene, oppure quelli che mi scrivono messaggi privati, alle volte anche alle moderatrici, ma spesso a me, uno mai visto né conosciuto, zero messaggi, magari scritto da un paio d'anni, mi scrive il messaggio, ah sì, Lola, mi dici questo INCI qua, questa crema, cosa ne pensi? Perché? Ma chi sei? Io quando vedo che uno ha zero messaggi, mi scrive un messaggio privato, non gli rispondo, ma manco se mi prega in ginocchio. Prendo e cancello direttamente o lascio là, tanto questi qua poi non hanno troppa fatica a scrivere in pubblico, presentarsi, cominciare a frequentare, perché lo scopo del forum è quello, frequentare e mandare avanti tutta questa costruzione che è stata fatta negli anni, perché altrimenti chiudiamo bottega. Eravamo arrivati a questo punto, quest'estate praticamente mi dimenticavo per giorni di fare le attivazioni, si scrivevano 2-3 persone ogni 2-3 giorni, diciamo forse in media uno al giorno, ma proprio lentamente, lentamente. Nessuno scriveva più niente, non si facevano più le battute che si facevano una volta ci si divertiva da morire, ci si prendeva tutti in giro, diciamo, si facevano battute, era molto bello. Poi un po' la gente si stufa, se ne vanno, insomma, dall'inizio rimangono veramente pochi. Io me li ricordo tutti, non pensiate che se uno scriveva tanti anni fa e dopo adesso non scrive più da anni, mi è uscito di testa, io me li ricordo tutti, ma perché io sto sul forum tutti i giorni.
Comunque, una volta ci si divertiva ed era diventato il gioco del silenzio, nessuno scriveva più niente. Allora mi sono rotta le balle, una mattina ne parlavo con la mia amica Lucia e lei mi dice: ma chiudilo, chiudi e le metti nascoste le sezioni. Era la domenica mattina, avevo le palle girate e ho detto: beh, aspetta che provo a chiudere. Da quel momento, un'ora dopo, mi accorgo che trovo tipo 10 nuove iscrizioni. Ma com'è possibile? E da quella volta abbiamo tirato su tipo 2.000 nuovi utenti negli ultimi 4 mesi. Tutta gente che erano anni che ci seguiva, che ci seguiva, che ci copiava, e poi si è ritrovata che gli ho tolto il giochino da sotto il naso e non potevano più copiare così allegramente. A proposito di copiare, io so quello che ho scritto, l'ho sempre scritto di mia testa. Quando devo spiegare, che ne so, come si solubilizza una roba del genere, prendo, comincio a scrivere, penso a tutte le cose che possono venire in testa a uno che vuole sapere, e insomma scrivo il mio testo. Certe volte magari sono costretta ad andare a vedere sui libri del Proserpio che ho, o su altre fonti, insomma magari cerco un po' su Google, eccetera, ma comunque in generale il testo lo scrivo io, lo penso io, quindi so perfettamente come è venuto fuori questo testo. Se mi ritrovo delle testi similari, scritti, magari cambiando due parole, da qualche altra parte, so benissimo che hanno copiato da me. E non è solo quello. Di tante cose io vi so dire da dove vengono fuori, chi ha inventato cosa. Le famose percentuali di quanto grasso ci va in una crema anti-age, in una crema per pelli grassi, in una crema oil-free. Se l'ha inventata Lucia. Ma un giorno lei ha detto: ma sì, secondo me è così. Non è che sono scritte da qualche parte e fanno parte della storia della cosmetologia. Io lo so da dove vengono e lo trovo in miliardi di altri siti copiato pari pari. La storia delle sostanze da evitare, di cui si parlava ancora in Promised Land. Chi le ha scritte? Vittorio. Le ha scritte Vittorio, è un po' insieme a me, ma insomma. Alla fine le ha scritte lui e le trovate pari pari in miliardi di siti. Ma io so che da chi vengono fuori. È tutta roba che viene fuori da noi, perché siamo stati i primi. Boh, eravamo su Promised Land prima, ma comunque siamo stati i primi, quindi prima di noi c'era il nulla. Io so da dove viene tutta la roba, quindi è inutile che tutti si affannino a dire: ah sì, se vuoi imparare qualcosa, vai sul tot sito di cui non parlerò e non dirò il nome, vai sull'altro gruppo Facebook, e tutti a far finta di non conoscere l'angolo di Lola, che poi tutto da qua viene. Quindi, figurati, sto parlando a vanvera, spero che mi starete seguendo. Bene, andiamo avanti con il regolamento del forum perché mi sono veramente persa. Non accettiamo pubblicità di nessun tipo. Uno non può pubblicizzarsi se fa i gioiellini in casa, se vende qualsiasi cosa, se fa parte di una ditta che vende cosmetici e cerca di convincere le persone del forum a comprarli. Non accetto che una ditta venga a lamentarsi con un utente del fatto che ha parlato male della sua crema. Io lascio massima libertà a tutti quanti e quindi le ditte qui non sono ammesse. Vediamo un po' altro. Ultima cosa. Come si viene mandati via dal forum? Perché succede, ogni tanto faccio dei ban, è normale. Diciamo che io sono estremamente tollerante, anche se dicono che sono terribile, che sono maleducata, che quando arrivano i novellini prima cosa li frusto e sono tutti terrorizzati. Tipo, è arrivata l'altro giorno una, ha scritto: ah sì, sto per fare una domanda, ma forse è una domanda a strada, ma vi prego non rispondetemi male. Ma cazzo, ma chi ti conosce? Ma sei il tuo secondo messaggio e sei terrorizzata che vi prego non rispondetemi male, cioè non siamo così maleducati. Bon, a parte tutto, come si viene mandati via? Si viene mandati via prima di tutto quando si rompe le balle personalmente a me. Se uno sta continuamente a rompermi le scatole, prima o poi mi stufo e lo mando via. Ma anche se uno si cancella i messaggi.
se hai scritto delle cose a cui la gente ti ha risposto e poi tu prendi e ti cancelli dopo mesi, perché c'è la possibilità di cancellarsi i messaggi, le cose che hai scritto, io prima o poi me ne accorgo e vai a finire direttamente fuori dal forum senza passare dal via. E poi, no, insomma, se si creano grossi problemi, se no normalmente io tengo tutti, anche quelli che mi stanno sulle scatole, anche quelli che mi continuano a rompere le scatole continuamente, cerco di evitarli, diciamo, non interagisco direttamente con loro, ma me li tengo. Bene, conclusione. Questo era il regolamento. Siate educati, presentatevi, non fate domande sceme. E cercate di seguire come sono fatte le sezioni. Se uno in sezione ingredienti mi mette che ne so, la domanda di ah, questa crema è fatta così. Sì, ho capito che mi stai chiedendo le domande sugli ingredienti, ma vedrai che c'è un topic per ingrediente e la tua domanda non c'entra un fico secco. Veramente, la gente non si guarda in giro, hanno tutti una fretta indiavolata di avere risposta senza badare a continuare e a non distruggere tutto il lavoro che è stato fatto, perché boh, sono stata accusata del fatto che io ho sfruttato il lavoro altrui, va bene, nel senso che non l'ho scritto tutto io il forum, ma mi sembra logico, a parte il fatto che sono 13 anni che il forum è vivo e sono 13 anni che ci lavoro non so quante ore al giorno, tutte le cose grosse che sono state fatte dentro le ho sempre fatte io, ho sempre seguito tutto io. Le moderatrici vengono e vanno, e quando la moderatrice va, faccio sempre io. E mi sono persa. Sì, dicevo, che ok, non ho scritto tutto io il forum, comunque è stato fatto un grosso lavoro e viene fatto continuamente un lavoro anche di cancellatura delle cose inutili, così quando uno arriva trova anche abbastanza facilmente, senza doversi leggere miliardi di cretinate, trova le cose che cerca. E quindi tutto questo lavoro che è stato fatto sarebbe un peccato rovinarlo con gente che arriva e ti piazza le tarpate di fango sulla tavola perché deve farsi gli affari suoi. Io e anche Tagliar, che è terribile, lo so, ma meno male che l'hanno inventata. E cerchiamo di tenere il forum il più possibile ordinato. Per fortuna c'è anche Laura che dà una grossa mano, altre moderatrici al momento. Ci sono un po' di meno, ma spero che tornino e andiamo avanti così. Ciao.